Modelle insolite. Madeleine Stewart. La 18enne Madeleine Stewart, che presenta la sindrome di Down, fece il suo debutto come modella durante la settimana della moda a New York nel 2015. La sua carriera ebbe inizio semplicemente pubblicando delle foto su Facebook. Queste ultime, viste da milioni di persone, divennero virali in poco tempo e la giovane poté così fare quello che ha sempre sognato fin da bambina: diventare una modella di fama. Chantelle Brown Young. Questa ragazza, conosciuta anche come Winnie Harlow, ha una malattia della pelle chiamata vitiligine. La modella canadese sta mettendo tutta se stessa nel suo lavoro, nonostante la sua variegata pelle che la rende diversa. Chantelle, grazie alla forza di volontà e all'aiuto di fotografi che le migliorano l'aspetto, sta tuttora facendo passi da gigante e sta conquistando un pubblico sempre più ampio con il suo grazioso aspetto che abbellisce il palco. Kania Sesser. Kania Sesser, nata in Thailandia, venne abbandonata da bambina in un tempio buddista perché priva di gambe. Di seguito venne adottata da una famiglia dell'Oregon, grazie alla quale visse una vita apparentemente normale. Nonostante la sua condizione fisica, che le creava problemi sociali, la giovane volle intraprendere la carriera da modella. Attualmente Kania è un'indossatrice di biancheria intima, che sta riscontrando grande successo. Con il giusto spirito di iniziativa, la ragazza è diventata famosa, ma anche ricca, dato che porta a casa circa $1000 al giorno. Melanie Gaydos. Melanie Gaydos è una 27enne che soffre di displasia ectodermica, una malattia genetica che colpisce la crescita di denti, unghie, pori, cartilagine e ossa. Come risultato, Melanie è priva di denti e capelli. Ma lei non ha lasciato che questo fattore fisico le impedisse di inseguire il desiderato sogno di fare la modella. Per quanto potesse sembrare insolita, questa ragazza è diventata fonte di ispirazione per le persone nella stessa condizione. Michele Ruffinelli. Con un peso di oltre 190 kg, Michele fa parte dei Guinness dei primati per i fianchi più grandi al mondo. I suoi fianchi misurano circa 2,5 metri di circonferenza, per cui ogni movimento che compie le crea non poche difficoltà. Per mantenere il suo fabbisogno alimentare, la record woman necessita di ben 5.000 calorie giornaliere. Ma nonostante ciò, Michele ha riscontrato un grande successo come modella di grossa taglia, facendo invidiare le rivali magre.